L'amore al ritmo della pioggia. Tra le affollate vie di Tokyo, illuminate da neon e immerse in un'atmosfera futuristica, si snoda una storia d'amore tanto travolgente quanto inaspettata. Aiko era una giovane architetta dal cuore chiuso, dedita esclusivamente al suo lavoro e a un'esistenza programmata al millimetro. Non cercava l'amore, e non lo desiderava. Una volta, anni fa, si era innamorata follemente, ma l'esperienza l'aveva lasciata a pezzi. Ora, si rifugiava tra i grattacieli, dove progettava edifici che, a differenza dell'amore, non l'avrebbero mai tradita. Una sera d'inverno, durante una delle sue solitarie passeggiate notturne, si trovò in una stradina secondaria del quartiere di Shibuya. Le luci si riflettevano sul bagnato dell'asfalto, mentre la neve cadeva leggera. Mentre stava per rientrare a casa, sentì il suono melodioso di un pianoforte che proveniva da un piccolo locale nascosto tra due palazzi. La musica era dolce, malinconica, e per qualche motivo la attirò come una forza invisibile. Spinta dalla curiosità, entrò. Il locale era piccolo, quasi vuoto, eccetto per un uomo seduto al pianoforte. La stanza era avvolta da un'atmosfera calda e intima, con luci soffuse che facevano sembrare tutto irreale, come in un sogno. Aiko si sedette in un angolo, mentre l'uomo, senza accorgersi di lei, continuava a suonare con passione. Ogni nota sembrava raccontare una storia che lei conosceva, una storia di perdita e speranza. Alla fine del pezzo, l'uomo alzò lo sguardo e i loro occhi si incontrarono. Lui, un musicista dall'aspetto affascinante e trasandato, con gli occhi profondi e un'aria vagamente tormentata, si chiamava Ryu. Nonostante non si fossero mai visti prima, tra loro scattò una scintilla. Fu un attimo, un incontro di sguardi, ma era come se si conoscessero da sempre. La conversazione iniziò in modo banale, ma presto si trasformò in qualcosa di più profondo. Parlarono per ore, di musica, di architettura, di sogni infranti e di ciò che li aveva portati lì, in quella notte solitaria. Ryu era un pianista che aveva viaggiato per il mondo, ma come Aiko, anche lui si era perso lungo la strada. L'amore per la musica lo aveva salvato, ma un amore finito male lo aveva lasciato vuoto. Aiko, attratta dal suo mistero e dalla sua passione, sentì una strana connessione con lui. Quella notte, nonostante la sua naturale reticenza, qualcosa in Ryu la fece aprire, come se, attraverso la musica, avesse trovato una parte di sé che credeva perduta. Da quel momento, le loro vite si intrecciarono in modo inevitabile. Iniziarono a vedersi quasi ogni sera, nel piccolo locale di Shibuya. Lui suonava, lei ascoltava, e tra loro si creava una tensione palpabile, un crescendo di emozioni che non avevano bisogno di parole. Le conversazioni diventavano sempre più intime, i sorrisi più sinceri, e ogni incontro sembrava portare entrambi più vicini all'inevitabile. Ma Aiko aveva paura. Ogni volta che il loro legame si faceva più profondo, una voce dentro di lei le ricordava il dolore che aveva provato in passato. Non voleva più soffrire, non voleva più aprire il cuore a qualcuno che avrebbe potuto spezzarlo di nuovo. Eppure, Ryu era diverso. Lui non la spingeva, non le chiedeva di cambiare, ma semplicemente la amava per quella che era, in ogni sua fragilità. Una sera, sotto un cielo tempestoso, Ryu le propose di fare una passeggiata lungo il fiume Sumida. La città era quasi deserta, avvolta in una pioggia sottile, e il silenzio della notte sembrava avvolgerli in un bozzolo di intimità. A un certo punto, Ryu si fermò e la guardò negli occhi. C'era qualcosa di diverso in lui quella sera, un'urgenza, una determinazione. Aiko, disse, la sua voce profonda e ferma, ti amo.
E lo so che hai paura, lo vedo nei tuoi occhi ogni volta che siamo insieme. Ma non posso continuare a suonare una melodia incompleta. Sei tu la nota che manca nella mia vita. Le parole di Ryu penetrarono il cuore di Aiko come una freccia. Per un attimo, tutto intorno a lei sembrò scomparire. Il rumore della pioggia, le luci della città, persino il battito del suo cuore. Sapeva che Ryu aveva ragione. Non poteva continuare a nascondersi, a fuggire da ciò che sentiva. Anch'io ti amo, rispose, la voce rotta dall'emozione. Ma non so se sono pronta a rischiare di nuovo. Ryu la prese tra le braccia, senza dire nulla. La pioggia continuava a cadere, ma loro non se ne curavano. Non devi essere pronta. Devi solo avere il coraggio di seguire il tuo cuore, anche se ha paura. Il bacio che seguì fu carico di passione, di desiderio, ma anche di dolcezza. Era il bacio di due anime che si erano finalmente trovate, dopo aver vagato troppo a lungo in solitudine. La loro storia, nata in un piccolo locale nascosto, si era trasformata in qualcosa di molto più grande di loro. Da quel giorno, Aiko e Ryu furono inseparabili. Le loro vite, prima così diverse, si fusero in un'armonia perfetta. Lei continuava a progettare edifici, ma ora lo faceva con un nuovo senso di scopo, mentre lui continuava a suonare, ma ogni melodia che creava era per lei. Ogni sera, tornavano nel piccolo locale di Shibuya, dove tutto era cominciato, e lì, tra le note del pianoforte e il suono lontano della città, il loro amore cresceva. Ma come ogni grande amore, anche il loro fu messo alla prova. Un giorno, Ryu ricevette un'offerta per un tour mondiale, un'opportunità irripetibile per la sua carriera. Aiko lo incoraggiò a partire, pur sapendo che la distanza sarebbe stata difficile da sopportare. «Vai», gli disse, con le lacrime agli occhi. «Io sarò qui, ad aspettarti». Ryu partì, ma non passava giorno senza che i due si sentissero. Le lettere, le chiamate, i messaggi, tutto era impregnato del loro amore. Ma la lontananza cominciò a pesare. Aiko sentiva il vuoto che Ryu lasciava nella sua vita, e lui, nonostante il successo, si sentiva incompleto senza di lei. Dopo 6 mesi, Ryu decise di tornare. Interruppe il tour, lasciando tutto per tornare da Aiko. Quando la trovò ad aspettarlo nello stesso locale di Shibuya, dove tutto era cominciato, le disse semplicemente: «Il mondo non ha senso senza di te». Da quel momento, non si separarono più. La loro storia d'amore, nata tra le luci e i suoni di Tokyo, continuò a crescere, avvolta dalla passione e dalla musica che li aveva uniti. E ogni sera, nel piccolo locale, Ryu suonava solo per lei, mentre Aiko lo ascoltava, sapendo che, finalmente, aveva trovato il coraggio di amare di nuovo.